Non è una lotta per chi prima ha portato il tema in regione, ma certamente non ci si può rimproverare di non essere stati costruttivi, dato che addirittura il tema noi l'abbiamo portato con un progetto di legge e non con una dichiarazione pubblica o con dei buoni intenti campati per aria. Ci siamo trovati alla fine alla declinazione però di un progetto di legge che, e questo l'abbiamo ribadito, ci delude. Da un lato si parla di proposta concreta. Dall'altro la concretezza la vedremo da qui in poi e se concreta è siamo i primi ad esserne felici. Adesso che finisce il momento dei proclami e comincia il vero banco di prova. Adesso comincia il banco di prova e ci auguriamo certamente nel migliore interesse di tutti quei cittadini che di questo sussidio alla fine hanno bisogno, lo definisco sussidio perché tra i punti deboli che ancora ci sono certamente c'è quello di tendere e di pendere verso un assistenzialismo che in mancanza di politiche attive di reinserimento nel mondo del lavoro resterà praticato per un periodo troppo breve e con oggettivamente fondi troppo esigui. Era stato detto dal Presidente Bonaccini durante la discussione in aula della legge 24 che non si era voluto scassare il bilancio, cito. E infatti il bilancio certamente non si è messo in discussione per nulla si è messo in discussione. Avremmo preferito invece che se priorità doveva essere per la Giunta dare una risposta concreta, come è stato detto stamattina, una risposta concreta a quelle nuove e gravi emergenze che ci circondano e si fanno più gravi ogni giorno, la risposta concreta invece, deve trovare il coraggio anche di rimettere in discussione il bilancio regionale. Quali sono i punti di debolezza che ancora diciamo così troviamo e che appunto vedremo adesso concretizzati col regolamento attuativo, la breve durata dell'intervento, soprattutto se orientato all'inclusione di persone fragili e di persone con delle vulnerabilità, perché è chiaro che ragioni di sostenibilità finanziaria possono spiegare questa scelta, ma forse avremmo potuto utilizzare anche i fondi europei in questo senso, oltre a sintetizzare in un'unica misura, come avevamo proposto, più rivoli che singolarmente non sono una risposta accettabile per tutti quei cittadini che si trovano in situazioni appunto di difficoltà evidente. È emerso anche in Commissione il problema della non, del fatto che non possiamo dare per scontato il prolungamento ad ulteriori 12 mesi. C'è stato risposto in Commissione che a quel punto si valuterà, finito il periodo di un anno e fatto il dovuto periodo di pausa, il dovuto intervallo, che se ci saranno i fondi si prolungherà, se no si resterà soltanto con un'annualità attiva e questo purtroppo è, diciamo così, denota certamente un carattere sperimentale che forse avremmo voluto più evidenziato in legge e quindi resta, diciamo così, una misura presa pesantemente dal SIA e applicata a livello regionale che non valorizza, questo l'abbiamo evidenziato anche la presenza dell'assessore, forse a sufficienza il ruolo dei comuni che magari avrebbero potuto integrare con loro risorse. O proposte o comunque sì, l'integrazione di loro fondi eventualmente dove disponibili, la stessa misura e farli convogliare però in un'unica misura e non essere visti come semplici esecutori di una misura, diciamo così, regionale. Anche per quanto riguarda l'esiguità del contributo, abbiamo detto circa 80 euro che in una famiglia con un componente 400 euro nella sua formulazione più ampia che prevede appunto un numero di 5 componenti. Anche questo ovviamente rappresenta una criticità tale da emergere facilmente a un primo sguardo. Allora, quali accorgimenti possono essere adottati per rendere effettiva ed efficace l'integrazione tra servizi e strumenti che debbano effettivamente contrastare la povertà con un provvedimento così irrisorio? È difficile per noi dirlo ora. Speriamo di essere piacevolmente sorpresi, anche se ci sembra davvero complesso, anche a fronte di tutti quegli strumenti di accompagnamento all'inserimento lavorativo che a mio avviso difficilmente si concludono in 12 mesi. In 12 mesi difficilmente si riesce, anche volendoli attuare, a poter effettivamente formare qualcuno che è rimasto al di fuori del mondo del lavoro per potergli dare un accompagnamento concreto, con quel piccolo sussidio che l'ha accompagnato per 12 mesi, senza però la certezza di poterlo riattivare dopo l'intervallo. Quindi insomma tutto quanto mi sembra molto fragile e vulnerabile, ecco, ancora in questo progetto di legge e ci auguriamo che invece acquisisca peso, rilevanza all'interno del bilancio regionale, acquisisca il giusto peso e la giusta priorità e credo che solo allora potrà diventare pian piano, con un maggiore ascolto anche delle minoranze, un provvedimento di cui andare fieri.